consigliere Borriello, mi dispiace, però per le comunicazioni non è previsto l'intervento, dobbiamo rimandarla a quando ci sarà un argomento, là i consiglieri possono intervenire, a meno che non sia una mozione d'ordine. Allora, a meno che non sia una mozione d'ordine, consigliere Borriello, penso di essere stato chiaro, no? Presidente, io visto che è stata presentata la giunta, credo che sì. Il Consiglio Comunale ha il diritto di esprimere il proprio giudizio. Lo potrà fare sicuramente quando ci saranno le dichiarazioni del programma del Sindaco. Direttamente alla stampa. Grazie consigliere Borriello, grazie. Un no secco e perentorio, quello ribadito per ben due volte al microfono da parte del rieletto presidente dell'Assise Comunale, Gaetano Frulio, all'ex sindaco Ciro Borriello, oggi leader dell'opposizione in Consiglio Comunale e con il quale ha impedito al candidato sindaco del centrodestra di poter esprimere una propria dichiarazione sul merito della neocostituita giunta comunale all'atto della presentazione della stessa fatta dal sindaco Luigi Mennella nel corso dei lavori consiliari. Un niet per il quale il consigliere Ciro Borriello ha inteso rilasciare una lunga dichiarazione alla stampa per ribadire i contenuti del proprio negato intervento. Lo abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Avrei preferito fare queste dichiarazioni direttamente in Consiglio Comunale, che secondo me è il luogo deputato, ma visto che non mi è stata data la parola e siccome credo che siano cose urgenti anche nell'interesse dell'amministrazione e del sindaco, ritengo doveroso fare questa dichiarazione alla stampa. Ok, a parte che non ho sentito la parola sport, credo che sia scomparsa, che ho sentito impianti sportivi, non ho sentito sport, ma soprattutto è scomparsa anche l'assessorata al corallo di cui tanto si era parlato. Ma la mia attenzione è caduta su due nomine, uno sul cosiddetto assistente particolare del sindaco, il signor Mogavero Giovanni, che ha riportato una condanna nel 2001 per peculato aggravato e per falso pubblico aggravato, in quanto nelle sue funzioni di carabiniere. Queste cose sono scomparse dalla circolazione, ma la condanna rimane. Lui ha presentato, a parte il fatto la celerità della nomina, praticamente nello stesso giorno, in verità nella stessa ora addirittura. Si vede che il sindaco si fidava molto di questa persona, ma è bene sempre controllare degli amici fidati. Questo signore ha presentato un curriculum in cui nel 2011 risulta contemporaneamente a lavorare nei carabinieri e con una società di Napoli, una cosa un po' strana, ma soprattutto non c'è nel casellario giudiziario traccia di questa condanna. Perché non c'è traccia? Perché è stato presentato un casellario giudiziario ai fini privati. C'è scritto proprio nei documenti che lui ha presentato che questo documento non è valido ai fini dell'amministrazione pubblica. Se si chiede un casellario giudiziario per uso pubblico generale, uscirà sicuramente questa condanna. L'altra è ancora più delicata e riguardano praticamente l'assessore Ramondo, quando parliamo di moltissimi anni fa, parliamo quando lui era vice sindaco di Romeo del Giudice, del sindaco Romeo del Giudice. Da questa indagine risulta molto forte, molto pregnante una correlazione tra l'attuale assessore alla NU e lo stesso nella veste di vice sindaco e sempre responsabile dei rifiuti degli anni della gestione del giudice, che era il tramite tra la pubblica amministrazione e la camorra locale. Credo che se non sia un buon biglietto da visita, volevo fare la cortesia al sindaco di dargli queste notizie e vedere se in seguito alle notizie che gli ho dato lui ritiene ancora se è il caso di conferire l'incarico e la sua fiducia a questi due personaggi di cui adesso ho parlato. Grazie a tutti.